Ciao a tutti pagliacci e pagliacce, qua è Gozzo e bentornati a Bomba su questo nuovo video della vita reale da bambino. Il nostro Ronaldo Junior, ragazzi, attenzione, forse sto tornando più carico che mai. Forse dovrei fare un po' più dietro col cappuccio così, perché sono un po' nel genere dello stile. Va bene, comunque, allora vi dico il riassunto velocemente degli episodi precedenti, dove il fratello di Trevor aveva rapito Jasmine, Samantha e Ronaldo Junior, ed era successo un casino perché erano stati drogati, picchiati e chi più ne ha più ne metta. Quindi Ronaldo li ha portati in ospedale. Sam e Jasmine sembrano che si siano ripresi, ma Ronaldo Junior, ragazzi, è appena uscito dal coma, cioè nel senso l'hanno portato in sala operatoria e adesso è in coma ed è appena uscito dalla sala e sta nel lettino. Quindi vedremo. Io vi dico, guardate il video fino alla fine. Se oggi è la giornata giusta, che è la giornata triste, grigia, che Omega finalmente porta il video, è il momento giusto, ragazzi, per vedere il video fino alla fine, per farvi una risata con Ronaldo Junior. Sapete che anch'io sto passando un brutto periodo in questo momento, però ragazzi, guardo a registrare il video con Ronaldo Junior fino alla fine, mi passa veramente da ridere. Inoltre, a fine video vi ricordo, saluto le ultime 5 notifiche di Instagram, per cui ragazzi, guardate fino alla fine, così scoprite se siete stati salutati. Il mio Instagram lo trovate anche qui in descrizione, quindi cercatemi Real Anthony in modo tale che a fine video posso salutarvi. Yo. Allora, ragazzi miei, ragazzuoli, benvenuti su questo nuovo video. Allora, diamo un attimo tregua a Ronaldo, poverino ragazzi, sta facendo il maratoneta da ospedale casa sua, ospedale casa sua, ospedale casa sua, ospedale casa sua, ospedale casa sua. Basta. Tipo, l'ho fatto già 10 volte, non ne posso più, perché chi paga sempre sono sempre Ronaldo Junior, Jasmine, Samantha, insomma, le persone che i ragazzi non dovrebbero pagare. Ragazzi, Ronaldo Junior è uscito dalla sala operatoria con la felpa arancione sporca di sangue. Quindi, rovistando nella sua cameretta, ho scoperto che ne ha altre, quindi gli ho portato questa nera, gliel'ho fatta mettere perché quella arancione era sporca di sangue, quindi anche i dottori hanno detto sì, cambiamogliela, e gliel'abbiamo cambiata. La cosa bellissima è che lui sta in coma con gli occhi aperti, così. Guardatelo, cioè, sta in coma con gli occhi aperti. Ragazzi, io gli ho detto, scusate dottori, ma non è che bisogna chiudere gli occhi, perché, non lo so, sembra che mi sta a guardare. Figliolo, tutto bene, però ragazzi, non sbatta gli occhi, non dà cenni di vita, vabbè, normale, in coma. Mentre, no, tipo, noi andiamo a vedere Samantha. No, scusate, questa è Jasmine. Tipo Jasmine, ragazzi, dorme così, con una gamba così, una gamba così, così. Che pure lei, ragazzi, ha tipo, lei ha gli occhi chiusi, ma tipo sembra una drogata. Mentre se andiamo a vedere Samantha, ragazzi, anche Samantha non scherza. Ah no, Samantha è l'unica normale, ragazzi, che dorme a bocca aperta, però con gli occhi chiusi, quindi una normale esiste. Vabbè, quindi le condizioni di Samantha e di Jasmine sono gravi, ma non come quelle di Ronaldo Junior, che è attualmente in coma. Quindi, parlando con i dottori, ci stavamo chiedendo se si potesse svegliare Ronaldo Junior, se ci fosse una remota possibilità, e i dottori hanno detto semplicemente di aspettare. Quindi ragazzi, siccome non abbiamo molte alternative, aspetteremo, ci mettiamo qui belli e tranquilli, ci mettiamo col telefono, aspettiamo in ospedale, perché voglio dire, se Ronaldo Junior si sveglia, ragazzi, Ronaldo cade in depressione, cadiamo in depressione tutti quanti noi. Ronaldo ha preso il telefono, sta un po' incominciando a giochicciare, perché voglio dire, giochicciare, ma che cazzo di parola è giochicciare? Vabbè, se iniziamo a cazzeggiare col telefono, insomma, un termine che capite tutti. Stiamo aspettando che Ronaldo Junior si riprenda dal coma, però ragazzi, guardando l'espressione di Ronaldo è un po' triste, quindi non sappiamo se Ronaldo Junior si prenderà, e quindi i dottori ci hanno detto semplicemente di aspettare, ve l'ho già detto. Quindi ragazzi, ora tutte le mani incrociate così, e speriamo che Ronaldo Junior torna in vita, si sveglia dal coma, perché ragazzi, una volta sono stato anche io in coma quando sto cretino mi ha fatto fare un incidente per colpa sua. Quindi so cosa significa. Comunque, ragazzi, non lo vedo triste, quindi non ci resta altro che aspettare e basta. Buongiorno, principessa. Ok, momento. Ragazzi, è una giornata di merda per un ospedale di merda, per un risveglio totalmente di merda. Allora, dove sono come prima cosa? Perché ho la maglia Supreme nera addosso? Aspettate, raga, c'ho un problema grave. Penso di non ricordare dove sono. Allora, qui vedo un dottore, lì c'è la mamma,
La mamma, che cosa era successo, ragazzi? Sapete che non mi ricordo che diavolo è successo? Ah, sì, è vero! Ora mi ricordo tutto. No, non mi ricordo niente. Ma dove sono? Oh, qualcuno mi spiega? Trevisi, fratello di Trevor, dov'è? Aia! Ah, dov'è? Dov'è? Sei tu? Sei tu? Sei tu, brutto infame! Lo so che ti sei travestito! Lo so che sei tu! Brutto infame! Sei pelato come lui! L'hai uccisa tu! La mia ragazza! L'hai uccisa tu! E tu non fingere di essere mio padre! Sei stato tu! Sei stato tu, brutto pelato! Brutto pelato! Ragazzi, è pelato come Travis! Sei stato tu, dottore infame! Non è vero! Tu sei Travis! E tu che guardi! Deficiente! Deficiente! Oddio, ragazzi, Ronaldo Junior è impazzito! Chiamate il 118! Oh! Chi è questo? Se tu sei Cristiano Ronaldo, ma fammi il piacere, mio padre è molto più figo di te, ma spostati! Spostati, ragazzi! Allora, io commento un po', faccio parte di Ronaldo Junior, che Ronaldo sta sopra un dottore, non so se ne sono accorti, ma Cristiano Ronaldo sta dicendo di chiamare a suo figlio, ma a suo figlio, ragazzi, attenzione, non riesce a controllarsi, Ronaldo Junior, ma che ti sta prendendo? Trevor! Travis, dove siete? Voglio ammazzare tutti! Porca miseria, avete ucciso mia madre! Ora basta, li vado a prendere, mi sono ricordato tutto! Ah! Vi giuro, ragazzi, che nessuno la farà franca! Non si fa franca con Ronaldo Junior! Come direbbe il capo della Dark Palavanga, schere! Ragazzi, non me ne frega niente! Devo andare a prendere Travis! Non devo uccidere per quello che ha fatto mia madre! Tutto questo è inammissibile! Ma perché c'è la polizia dietro, ragazzi? Forse Ronaldo Junior non si sta rendendo conto. Cioè, appena uscito dal coma, ha picchiato due dottori pelati perché assomigliavano a Trevor e a Travis! E oh mio Dio, ha picchiato suo padre che dice di stare calmo! Ronaldo Junior è impazzito, ragazzi! Mai prima d'ora così! Mai prima d'ora! Cioè, penso stia andando dove era il rifugio di Trevor! Escare! Madò, che fiancata assurda al cagno della Coca-Cola. Ragazzi, fermatelo perché è impazzito, sta andando alla torture room, che sì, appunto è qui la torture room. Ronaldo Junior, non puoi, tuo padre si incazza, guarda la Mercedes tutta rotta. Ragazzi, fermate Ronaldo Junior perché è uscito dal coma, si sarà sognato chissà che cosa, forse che Ibrahimovic va alla Juventus, che sarebbe ora che ritornasse, ma che sto a dire, sto dicendo cose senza senso, si sarà sognato qualcosa e è impazzito totalmente. Ronaldo Junior così rischia di andare in coma una terza volta, no, una seconda, piano! Un altro, quanto pare, papà ha lasciato pure una pistola sul cruscotto. Grande! Così lo ha cappotto subito. Quest'altra la strada me la sono ricordata. Frenanzi! Madò! Esci! Travis, sto arrivando, brutto infame! Se è gang! Di chi sono queste macchine? Non lo so. Lì c'è un aereo della polizia. Guardate che siamo dalla stessa parte, deficienti! Devi sapere che l'America è un paese che, anche chi è nel torto, subisce le cure. E ovviamente poi, se è colpevole, in tribunale e poi magari anche alla sedia elettrica. Ma ragazzi, Ronaldo Junior non è per niente così, ve lo posso assicurare. Bene, ancora non si sono accorti che sono arrivato. Ma spostatevi un po', va! Devi, se sei ancora vivo, devi crepare! Crepa! 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 Cara crepa! Oh, crepa! Oddio! E tu non provare ad animarlo una seconda volta, hai capito? Faccia da talismano mistico, sembri Tarzan, porca miseria. Sembri il secondo attore di Tarzan che hanno scartato al film prima dell'originale. Ok, ragazzi, penso di aver esagerato. Gli agenti dell'FBI hanno circondato praticamente l'edificio. E perché mio padre ha detto di chiamarli. Allora, la gente del via di destra è bellissima questa scena, raga. Tranquillo, mi stai dicendo di fare il bravo perché non uso la pistola. Quello del centro è incazzato, sta dicendo addirittura a quelli di fuori di entrare e di ammazzarmi. No, ma sei impazzito, sono appena uscito dal coma. Infatti quello di destra sta dicendo che è un po' scemo, ti lascio la perdere. Mentre quello di sinistra, che ragazzi è il capo del FBI, quello capo dell'operazione, sta tranquillo e mi dice di fare il bravo. Dovete dirmi di stare calmo, avete capito? Se no giuro che vi ammazzo tutti. No, voglio la mamma, datemi la mamma. Voglio Samantha. Scusate, raga, sono impazzito, ma volevo ammazzare. Scusate, devo solo vedere se è morto.
Ok, ora ne sono sicuro. No, Ronaldo Junior, perché devi fare ancora? Ma guarda quanto sangue ha perso. Ok, ragazzi, mi hanno sequestrato tutte le armi. Come vedete, sono disarmato, non ho niente. E sta... Oh, ma la smetti di puntarmi questa pistola addosso come se fossi un terrorista? Ho capito, scusate, sono impazzito. Mi sono svegliato dal coma. Ho ammazzato Travis, che mi ha drogato tipo 4 volte. Hai capito, brutto cretino? Raga, guarda quanto sangue ha perso. Tipo, hai esagerato, Ronaldo Junior. Però, ragazzi, è così che si fa. Fatemi una risata. Avete visto con che maleducazione ha preso, è entrato, ha fatto la capovolta e ha sparato a tutti, grande poliziotto si sta complimentando con me, ma certo che ti devi complimentare. Se il video vi è piaciuto, un bel mi piace, un commento, ditemi come vorreste che andasse a finire e che episodi vorreste vedere. Iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi episodi e quindi attivate la campanellozza delle notifiche che provate giù, mi raccomando. Vi ricordo in descrizione le mie maglie ufficiali di Omega Ronaldo e Ronaldo Junior in edizione limitata, quelle poche rimanenze che ancora ci sono. E vi ricordo, quindi come promesso, salutiamo le ultime 5 notifiche. Saluto Rivolti Samuele, Tommy Tettamanzi, bellissimo nome, Cirotto Gamer 78, Ivan Cilo e Gabri X 15. Questi sono i 5 di oggi. Quindi se anche voi avete essere salutati, beh, nei prossimi video alla fine come loro, trovate il mio Instagram qui, è sotto in descrizione, quindi cercate Real Anthony e venitemi a seguire così posso salutarvi. Bene, detto questo, io vi ringrazio ancora per la visione del video. Ronaldo Junior è impazzito, lo so, non ci bisogna che me lo diciate voi. Ci sentiamo al video di domani, ragazzi, ci becchiamo a bomba e schiere con Ronaldo Junior, Omegozzo, e ciao. Fiero, incazzato.